Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia e visto anche il mio ruolo, la mia professione di opinionista, quest'oggi parleremo di un argomento molto importante, ovvero parleremo del reddito di cittadinanza. Vi voglio un po' introdurre nell'argomento, vi faccio vedere qualche cosa. Ho appena acquistato questo bellissimo orologio, pagato 2 euro, e a me piace acquistare questi oggetti molto improbabili che non compra mai nessuno, che costano veramente pochissimo, costano giusto il prezzo di un caffè, e un orologio addirittura c'è anche la retroilluminazione, che si accendono tutti i lumerini come se fosse a LED. Ecco, non è di questo che voglio parlare, vi ho introdotto un po' con qualche cosa di interessante, e alla mia destra c'è un'altra cosa interessante, perché io in questo momento mi trovo esattamente nel cuore di una città patrimonio dell'UNESCO, e alla mia destra, proprio a un metro di distanza, c'è una targa, un'insegna, direi anche quasi un monumento che ricorda questo posto. Parliamo ora del reddito di cittadinanza, poi a fine del monologo vi farò vedere anche il posto in cui mi trovo. Allora, il reddito di cittadinanza è stato preso in considerazione dal Movimento 5 Stelle, che ha creato un piano ben preciso, ovvero un piano che mostra anche dove prendere i soldi facendo dei tagli. I tagli sono fatti essenzialmente alle spese imponenti, quali l'armamento, le spese che preparano l'Italia ad una guerra che non potrà mai affrontare, perché l'Italia è un paese che ripudia la guerra come, per Costituzione, come mezzo e strumento per risolvere le controversie internazionali. Tra le altre cose, l'Italia fa parte della NATO, per cui chi è che attaccherà mai un paese che fa parte della NATO? In qual caso, comunque sia, ci sarà una terza guerra mondiale, per cui non importa a questo punto la consistenza dell'armamento. Si vogliono spendere soldi nelle armi, perché? Perché i produttori di armi fanno sempre capo alle solite lobby internazionali, le caste, che sono le stesse che creano ad arte delle guerre basandosi sul voler esportare la democrazia in paesi in cui non siamo mai riusciti ad esportare la democrazia, perché in realtà le finalità delle nostre guerre sono quelle di saccheggiare quei luoghi in cui vi è del petrolio, in cui vi sono delle risorse. Mi scuso per il rumore di fondo, questa è una trasmissione di strada, è improvvisata. Parliamo quindi allora di una nuova possibilità che sto spingendo io dal punto di vista tecnico molto fattibile, su dove trovare le risorse. In realtà il reddito di cittadinanza molta gente già lo percepisce. Il problema è che questa gente lo percepisce non a merito, lo percepisce perché io parlo delle persone sistemate all'interno della pubblica amministrazione con ruoli dirigenziali, esponenti di partito, esponenti di varie strutture parastatali, come possono essere sindacati e varie lobby varie, percepiscono pensioni d'oro, prepensionamento.